Dai, forza, dai, iniziate. No, ragazzi, prego, ditemi voi. Partiamo dalla situazione nazionale di questo governo che non si è fatto, che cosa ne pensate di quello che è successo con Mattarella? Come si sa, pensiamo che il presidente Mattarella abbia agito al di fuori delle sue prerogative, che non fosse nelle sue competenze stabilire che il presidente della Repubblica non nomina un ministro perché non ne condivide le idee, anche se Fratelli d'Italia non avrebbe, come si sa, votato la fiducia a questo governo, pensiamo che vadano difese le regole costituzionali e istituzionali, e questa è la ragione per la quale abbiamo criticato aspramente il comportamento del presidente Mattarella, che tra l'altro mi pare stia nominando un governo che sulla carta, governo Cottarelli, ha zero voti di fiducia, perché perfino il PD ha detto che si asterrà, quindi presumibilmente Cottarelli sta venendo in aula per prendere zero voti di fiducia, che per come la vedo io è una delegittimazione del Presidente della Repubblica, quindi evidentemente il Quirinale dovrebbe prendere atto della delegittimazione che gli arriva dal Parlamento e trarne le debite conseguenze. Senta, per arrivare in Imperia, però passiamo anche al centrodestra, Brunetta oggi continua a ripetere a Salvini: torna nella casa del centrodestra, un centrodestra di fatto già spaccato. Ma guardi, di questo parleremo nelle prossime settimane, penso che ci sia bisogno di vedersi, di chiarirsi. Il centrodestra a livello di coalizioni di partito non è, diciamo, a livello nazionale forse nel suo momento più semplice. Ciò non toglie che, come dimostrano le esperienze sul territorio, come dimostra la Liguria di Giovanni Todi, come dimostrano le altre regioni nelle quali governiamo, come dimostrano le amministrazioni nelle quali governiamo e come hanno dimostrato tutte le elezioni dal 4 marzo in poi, il sentimento che mette insieme i partiti del centrodestra è maggioritario in Italia. E quindi io credo che vada presidiato, credo che sia una visione del mondo che non si può sguarnire. E penso valga la pena lavorarci, poi non dipende solo da me, quindi vedremo. Ecco, ma quello che accade a Imperia non è un po' la sentinella di quello che accade a livello nazionale? Sintetizzo: vecchia guardia che non fa spazio alla nuova guardia. Guardi, questo è un problema dell'umanità, non del centrodestra. Segnalo sommessamente che è un problema, mi sembra, abbastanza diffuso in tutti i partiti e forse anche in tutte le nazioni. Ci sta. E a me piace dire che, insomma, con Luca Lanteri, che non lo trovo più, eccolo, ah scusami perché ti sei tolto la giacca, che con Luca Lanteri noi stiamo costruendo un centrodestra che guarda al futuro, insomma, che vuole raccogliere la grande tradizione dei decenni passati, ma che vuole, insomma, interpretare questo tempo anche con tanti bisogni, le tante necessità, le tante differenze rispetto a quello che è stato in passato. Ci sono classi dirigenti che hanno saputo raccogliere questo testimone, e se ci fosse anche un po' più di disponibilità della cosiddetta vecchia guardia sarebbe più facile, ma nessuna generazione consegna a quella successiva uno spazio, sono le successive che se li devono prendere gli spazi. Insomma, Imperia, il centrodestra, coalizione unita su Luca Lanteri, questo non c'è dubbio. A Imperia assolutamente la coalizione è unita, compatta su Luca Lanteri, è una coalizione che può vincere. A Imperia, come abbiamo già fatto qui, insomma, in città storica, è successo a Genova, è successo nella stessa regione Liguria con Giovanni Todi, c'è un laboratorio che qui vede un centrodestra compatto che secondo me può fare la differenza anche a Imperia, e mi pare che su tutto il territorio nazionale in queste elezioni amministrative poi ci sia un centrodestra compatto che, insomma, che gioca per vincere, non per per fare testimonianza, e questo è un insegnamento anche per il livello nazionale. Cosa pensa Giorgia Meloni di Claudio Scajola e di quello che è successo negli ultimi due mesi? Ma guardi, io ho conosciuto Claudio Scajola, sono stata, insomma, sua collega, una persona con la quale ho lavorato bene, però, insomma, penso che a me interessa parlare di Luca Lanteri, della nostra coalizione, non voglio parlare degli altri candidati, ognuno ha legittimamente il diritto di correre, i cittadini hanno legittimamente il diritto di scegliere, io spero che scelgano Luca Lanteri, che scelgano un'opzione innovativa che sa guardare avanti. Il 2 giugno è confermata la manifestazione a Roma? Non lo so, questo lo deve chiedere al Movimento 5 Stelle. Noi il 2 giugno saremo a Taranto. Sì, beh, ci sono una serie di manifestazioni, ce n'è una a Roma del Movimento 5 Stelle, ci sono i banchetti della Lega, noi saremo nello specifico a Taranto, dove c'è la manifestazione nazionale dei nostri giovani, e organizzeremo iniziative anche su tutto il territorio nazionale. Non mettiamo il tricolore alle finestre il 2 giugno quest'anno, noi lo mettiamo da sempre. Il 2 giugno, e non solo 2 giugno, il tricolore alle finestre. Credo che a maggior ragione oggi però ci sia bisogno di combattere per difendere la nostra sovranità. Vede, oggi
commissario europeo Oettinger dice una cosa che io considero gravissima, dice i mercati insegneranno agli italiani come si deve votare. Voglio dire a questo simpatico burocrate nominato che invece saremo forse noi italiani a insegnare ai burocrati cosa sia la democrazia, cosa sia l'amore per la propria terra, per la propria patria, la difesa dei propri cittadini contro la speculazione, contro gli interessi dei pochi, contro le oligarchie. Il 2 giugno, quando sfilano i nostri uomini e le nostre donne in divisa, quelli che hanno combattuto per consegnarci la nostra libertà, noi ci dobbiamo ricordare che quella libertà non è dovuta, che è qualcosa che va difeso ogni giorno. Ultima domanda, me lo permetti, impeachment sì, impeachment no? Beh, io sono stata la prima a proporlo, considero che il presidente Mattarella abbia agito assolutamente al di fuori e al di là delle sue prerogative. Il problema riguarda fino a un certo punto questo governo, a cui non avrei votato la fiducia, riguarda un precedente pericoloso. Se noi facciamo passare il principio che il Presidente della Repubblica può discrezionalmente decidere di nominare o di non nominare un ministro sulla base delle idee di quel ministro, noi stabiliamo che siamo in una Repubblica presidenziale e non parlamentare. Io sono con Fratelli d'Italia per la Repubblica presidenziale, ma la Repubblica presidenziale prevede il piccolo particolare che il Presidente è eletto dai cittadini. Se Mattarella vuole fare politica, vuole fare il capo del governo, si deve fare eleggere dai cittadini come in qualunque sistema presidenziale. È una proposta che noi continueremo a portare perché vogliamo una modifica costituzionale in questo senso. Finché siamo una repubblica parlamentare, quello che ha fatto Mattarella non lo poteva fare. Ultimissima cosa, in questi momenti Cottarelli sale al colle e voterete la fiducia? Non voteremo la fiducia e pare che non la voterà nessuno, il che sarebbe una delegittimazione senza precedenti del Presidente della Repubblica e penso che il Presidente della Repubblica dovrebbe trarne le dovute conseguenze. Messaggio alla Germania che deride l'Italia? Ah, guardi, non ho messaggi da dare alla Germania che deride all'Italia, l'ho già detto, ho un messaggio da dare al commissario Oettinger che ha detto che insegneranno i mercati agli italiani a votare. Invece io voglio rispondere a questo commissario che saranno gli italiani a insegnare ai burocrati cosa sia la democrazia, cosa sia la libertà, cosa sia la sovranità di una nazione che non è una colonia, ma è una nazione per la cui libertà tanta gente ha combattuto in passato. Siccome non ce lo dimentichiamo, perché adesso arriva il 2 giugno e sfileranno i nostri uomini e le nostre donne in divisa a ricordarci tutti quelli che hanno sacrificato qualcosa per la nostra libertà, noi quella libertà la continuiamo anche con il voto a difendere. Un messaggio agli imperiesi adesso per chiudere, forse. Messaggio agli imperiesi è che questa è una città straordinaria, forse diciamo non ha avuto la possibilità in questi ultimi anni soprattutto di sviluppare tutte le sue straordinarie potenzialità sul turismo, sulla cultura, sulla specificità di questa terra. Luca Lanteri lavora molto, io credo che sia la grandezza dell'Italia in tempo di globalizzazione, noi dobbiamo investire su tutto quello che i cinesi non ci possono copiare, che è la nostra ricchezza, e questo è il lavoro che Luca Lanteri intende fare. Quindi chi è orgoglioso di essere imperiese e crede che questa città possa dare e avere di più, scelga Luca Lanteri e scelga Fratelli d'Italia. Però Fratelli d'Italia di Imperia... Io ragazzi mi stanno ammazzando. Ragazzi basta, dai, fuori, continuiamo.